Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo 5 cose che stanno distruggendo il tuo, il vostro, non so se mai si riferisce al singolare o plurale, recupero. Allora, abbiamo già parlato spesso di quanto è importante il recupero, di quanto siano importanti le recovery capabilities, quindi le vostre capacità di recuperare, perché se da un lato l'allenamento è il tassello che permette di attivare tutta una serie di meccanismi di adattamento, è poi effettivamente la vostra capacità di recuperare da questi stimoli, da questi meccanismi, che fa sì che i processi ipertrofici avvengano. Quindi sostanzialmente, se vi allenate anche benissimo ma non avete una buona capacità di recupero, i vostri miglioramenti saranno veramente tanto tanto ovattati e ridotti. Quindi andare a curare tutte quelle che sono le recovery capabilities è di fondamentale importanza. E in questo video vedremo 5 aspetti che molto spesso non consideriamo, che però impattano negativamente sul nostro recupero, riducono quelli che sono i nostri risultati. Ma prima di iniziare, proprio a tal proposito, se è la prima volta che arrivate su questo canale, questo è un canale di bodybuilding di alto livello, io sono un preparatore atletico, seguo agonisti, professionisti, amatori, quindi riporto quella che è la mia esperienza. Un'esperienza nel mondo del bodybuilding vero e proprio, ad alto livello, di nuovo, per cui non vi darò formule magiche, pillole da seguire, scorciatoie, perché realmente nel mio mondo, di nuovo, non esistono, per cui questo è quello che troverete su questo canale. Detto questo, saltiamo sul video. Allora, primo aspetto, ho già dedicato un video e probabilmente se mi seguite già lo sapete, il sonno ragazzi è fondamentale. Normalmente quello che consiglio è di dormire almeno 8 ore a notte. Ora, in realtà l'Homo sapiens ha un sonno bifasico, quindi tendenzialmente ha un ciclo di sonno diviso in due momenti della giornata, ossia la notte, nelle ore notturne e nel primo pomeriggio. Quindi il mio consiglio è quello di dormire almeno 8 ore la notte e in più cercare di fare un piccolo power nap, un piccolo riposino nel primo pomeriggio, che può essere di mezz'ora, tre quarti d'ora, anche un'oretta. Ora, io personalmente, quando sono in fase di bulk, di massa, che inizio a pesare anche tanto, mi avvicino sui 100 kg, ho più bisogno di recupero, sia perché l'allenamento è molto più intenso, sia perché le calorie sono molto più alte, sia perché in generale le mie attività quotidiane sono molto più stressanti per il mio corpo, perché di nuovo peso di più. Quindi tendenzialmente le mie ore di sonno giornaliere arrivano fino alle 10, quindi non fatevi problemi nel dormire tanto, perché i benefici del sonno sono veramente veramente incredibili. In fase di cut è altrettanto importante, ma purtroppo è anche altrettanto difficile dormire. Io in questo periodo l'ho detto nei vlog e tutto il resto, mi sto svegliando anche abbastanza presto per i crampi di fame, il sonno è un filo disturbato. Mi aiuto con il Relax Restore, che è un ottimo integratore a cui aggiungo del magnesio prima di andare a dormire, e questo mi dà veramente tanti 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 benefici, perché in alternativa dormirei veramente veramente pochissimo. Però in ogni caso cercate di curare il sonno il più possibile, ho già fatto dei video in merito, quindi andatelo a cercare su YouTube e li troverete sicuramente, perché entro nel vivo dell'argomento. Ora, secondo aspetto, l'integrazione nell'intra workout, ossia l'integrazione durante l'allenamento, che è di fondamentale importanza ragazzi se vi allenate in un certo modo. Quindi se non vi state allenando con una buona intensità di allenamento, spingendovi al limite, interpretando questo sport come sport di performance, uno, non seguite questo canale, perché è totalmente inutile, perché questo è il punto cardine di questo canale. Però due, l'integrazione intra workout è assolutamente insensata, perché è come utilizzare una crema abbronzante quando state qua in Inghilterra come me, quindi sostanzialmente quando non c'è luce. Ora, io avendo la carnagione chiara e la pelle del cavolo super sensibile dovrei utilizzarla comunque. Però detto questo, allora, se ci alleniamo con una certa enfasi, con una certa intensità e spingiamo veramente al limite, allora l'integrazione intra workout diventa importante. Integrazione intra workout, essenzialmente ci sono tanti tool che potete utilizzare a livello elettrolitico, di sale, di acqua, ho già fatto dei video in materia. Comunque tendenzialmente sono tre gli aspetti. Un primo aspetto, quello di idratazione, ossia acqua innanzitutto dai 2-3 litri durante l'allenamento, e sali, potassio, magnesio e sale da cucina, il sodio, che oltre a fronteggiare le perdite derivanti dal sudore, è utile anche per il trasporto del glucosio, perché il glucosio utilizza dei meccanismi di trasporto attivo che sono sodio dipendenti a livello intestinale, ok? Quindi acqua, potassio, magnesio e sale. Secondo aspetto, la materia energetica, quindi ciclodestrine durante l'allenamento, che sono una forma di carboidrati ad altissimo peso molecolare, quindi non appesantiscono minimamente lo stomaco, ma di contro sfruttano anche una lenta emissione del torrente ematico, quindi non avremo forti spike insulinici. Nell'ordine del 0,5 grammi per chilo di peso corporeo circa, in alcune fasi possiamo spingerci un po' di più, in alcune fasi un po' di meno, dipende. Non diminuiteli durante i periodi di definizione, perché è veramente
un momento in cui è molto intelligente curare l'intra-workout. E ultimo aspetto, la materia plastica strutturale, ossia amminoacidi. Quindi io consiglio normalmente o degli amminoacidi essenziali, un pool di essenziali, o ancora meglio un pool di idrolizzate, di proteine idrolizzate. Io utilizzo le AlphaTech, che sono un idrolizzato del salmone che ha una percentuale di idrolisi altissima, quindi piuttosto che amminoacidi in forma libera abbiamo un'altissima percentuale di D e tripeptidi, che sono sostanzialmente le molecole di due o tre amminoacidi, che però sfruttano rispetto agli amminoacidi in forma libera dei carrier di assimilazione preferenziali, quindi sono molto molto più veloci da assimilare, quindi è particolarmente intelligente utilizzare, e difatti le AlphaTech hanno una ritenzione di azoto altissima. E oltre a questo sfruttiamo un pool amminoacidico che è molto più completo dei soli essenziali, quindi il mio consiglio è quello di inserire un 20 g di amminoacidi essenziali o un 30 g di proteine idrolizzate come le AlphaTech. Quindi questa è la nostra integrazione dell'intra-workout, che ci darà grandi grandi benefici, perché il muscolo non soltanto viene supportato durante l'allenamento, ma nel momento in cui finiamo ha tutte le componenti che gli servono per recuperare, quindi attiva immediatamente tutti i processi di recupero. E ragazzi, di questo vi accorgerete, perché avrete verosimilmente dei DOMS dopo l'allenamento che però spariranno molto in fretta, proprio perché i sistemi di recupero del muscolo sono molto molto più veloci, molto più efficienti, e quindi potete riallenarlo prima. Il terzo aspetto è il junk volume, il volume spazzatura, ossia una delle cose che mina più in assoluto le vostre capacità di recupero non è tanto quanto spingete in allenamento, ma quanto volume fate, e in particolare quanto volume spazzatura fate. Che cos'è il volume spazzatura? Tutte quelle serie che non sono associate a uno stimolo allenante e quindi sono sostanzialmente una dispersione di energia. Ora facciamo un esempio: io per esempio vado su un hack squat, faccio una, due, tre serie su rep range differenti, con un tot di ripetizioni, con un tot di carico, poi a questo punto sono cotto, ho dato uno stimolo molto importante su quel determinato schema motorio, però visto che voglio fare di più, voglio esagerare, voglio allenarmi di più, inserisco una quarta serie, una quinta serie, una sesta serie, e credo di dare stimoli efficaci, però la verità è che io gli stimoli che potevo dare su quel determinato schema motorio li ho già dati, e tutto questo lavoro che aggiungo è semplicemente una dispersione delle energie che ho a disposizione, e questo ragazzi è junk volume. Ora, molto importante, con questo non sto dicendo che dovete lavorare a basso volume, non sto dicendo che dovete fare monoserie o soltanto top set e back off. Potete anche fare verosimilmente 5 serie allenanti sullo stesso distretto, potete utilizzare dei cluster set, potete fare tante cose. Se leggete il mio logbook su Rhino Nation vedete che anche il mio stile di allenamento cambia in base alla fase specifica in cui sono, che può essere sia l'off season che la contest prep, qua a 2 settimane dalla gara per esempio, oppure può essere semplicemente durante l'off season una fase specifica in cui sono allenamenti più densi, allenamenti più spintati sulla forza. C'è il mio log completo con tutti gli allenamenti e potete vedere come cambia anche il discorso del volume. Quindi non voglio dire che dovete lavorare a basso volume, semplicemente dovete lavorare col massimo volume recuperabile, quindi il volume deve essere velocemente più alto possibile affinché recuperiate, però al tempo stesso dovete essere in grado di fermarvi nel momento in cui avete dato il giusto stimolo al distretto specifico in quel specifico schema motorio, quindi non andare oltre, non aggiungere serie inutili. E questo è normalmente quello che succede quando ci si allena molto a buffer, ossia tendo ad essere conservativo perché penso di spremermi di meno, però realmente faccio tante serie che sono tanto volume e spazzatura, alla fine lo stimolo che do è poco efficace perché non spingo il corpo al limite, non arrivo al cedimento, però facendo tanto volume, oltre ad avere uno stimolo meno efficace, in più vado a ridurre le mie capacità di recupero, quindi realmente il distretto non riesce a recuperare bene da uno stimolo che peraltro è meno efficace. Insomma, gli adattamenti ipertrofici sono molto molto più blandi, e questo è il motivo per cui nel bodybuilding di alto livello si lavora soltanto ed esclusivamente a cedimento, a meno che non fate 250 kg di panca e 300 kg di squat e 300-400 kg di stacco. In questo caso forse iniziamo a considerare il buffer. Ok, altro punto riguardo alle vostre capacità di recupero è la provenienza delle fonti alimentari, ossia non sto parlando semplicemente del che cosa mangiate, se mangiate riso e pollo piuttosto che broccoli, piuttosto che junk food e tutto, no. Più nello specifico mi riferisco a dove provengono queste fonti. Facciamo un esempio che è abbastanza classico e ne parlo spesso su Instagram, ossia quello della carne, la provenienza della carne. Ora, la carne da allevamento è una carne che ha un profilo lipidico veramente, veramente pessimo, molto ricca in omega 6 e soprattutto in grassi saturi. Mentre invece, d'altro canto, la carne grass-fed, ossia allevata al pascolo, che qua in Inghilterra si trova molto molto facilmente, per esempio, è una carne che ha un profilo lipidico totalmente diverso, particolarmente ricca in omega 3. Stessa cosa per il pesce selvaggio è un pesce che, soprattutto se viene da climi freddi,
È un pesce che tendenzialmente è ricco in omega 3 perché si ciba di alghe, è ricco di astaxantina che è un antinfiammatorio fortissimo, per esempio il salmone, il colore rosa derivante proprio dalla astaxantina. Invece d'altro canto il pesce da allevamento è un pesce che innanzitutto è più sedentario, quindi è più grasso. Viene nutrito con mangime, quindi è particolarmente ricco di omega 6 che sono pro-infiammatori, e viene aggiunto del colorante per dargli quel colore che normalmente deriva dalla astaxantina, quindi è veramente un dramma. Per cui il punto nevralgico è che la provenienza, ossia da dove proviene esattamente la materia prima che noi andiamo a mangiare, impatta tantissimo, perché non dobbiamo ragionare soltanto in carboidrati, grassi e proteine, ma dobbiamo vedere per i carboidrati quali sono i saccaridi che andiamo a mangiare. Può essere lo zucchero, il saccarosio, piuttosto che il glucosio, piuttosto che l'amido, l'aminopectina, eccetera. Per quanto riguarda gli amminoacidi, dobbiamo capire il pool amminoacidico, può essere più o meno nobile, può contenere più o meno triptofano, può contenere più o meno leucina, eccetera, eccetera. E in ultimo, importantissimo, forse il più importante in assoluto, il profilo lipidico, ossia gli acidi grassi, quali sono? C'è tanto acido butirrico, c'è tanto acido laurico, ci sono tanti acidi grassi saturi, soprattutto qual è il rapporto omega 3 e omega 6 nella nostra alimentazione. Se è sproporzionato nei confronti dell'omega 6, come normalmente avviene, allora avremo un'alimentazione tendenzialmente proinfiammatoria che riduce sostanzialmente le nostre capacità di recupero, mentre se la nostra alimentazione è sproporzionata in omega 3 o comunque è ben equilibrata 1-1, allora avremo un fortissimo impatto antinfiammatorio e le nostre capacità di recupero saranno ottimizzate. Il mio consiglio in generale, comunque in ogni caso, è quello di integrare con almeno 4 grammi di omega 3. Noi utilizziamo gli omega pro della Yamamoto, che sono ricchissimi di EPA e DHA, che è poi la materia prima che ci interessa a noi, almeno 4 grammi al giorno per riequilibrare un eventuale di omega 6 che normalmente nella nostra alimentazione abbiamo. Quindi provenienza delle fonti. Ultimo punto riguarda il recupero, e di questo nessuno parla: lo stress nel quotidiano. Vi parlo di quel tipo di stress di quando sentite il ragazzino accanto a voi al bar che inizia a urlare come un matto mentre cercate di lavorare da Starbucks, oppure lo stress di quando vi mettete in macchina a Roma e trovate tutto completamente intasato perché stanno facendo i lavori nel piano agosto appena dopo riaperto, dopo il lockdown, oppure quel tipo di stress in cui non trovate parcheggio, oppure quel tipo di stress nel quotidiano perché tutto non funziona. Ecco, tutti questi input che abbiamo, che ci caricano di tensione, che ci fanno vivere male, sono innanzitutto la prima causa di invecchiamento. Le blue zone, le zone blu, quelle zone in cui la longevità è alta, hanno la caratteristica non tanto dell'alimentazione sana, non tanto della zona specifica, non tanto del corredo genetico, quanto piuttosto del poco e basso stress. Nei paesi della Sardegna, le isole del Giappone, stanno tutti rilassati. E lo stress nel nostro caso impatta tantissimo sulle capacità di recupero. Vi siete mai chiesti perché Brandon Curry, per esempio, lui ha famiglia e figli e vive 8 mesi l'anno a Dubai ad allenarsi. 8 mesi l'anno in cui viene pagato per allenarsi, mangiare, dormire, riposarsi, allenarsi, mangiare, dormire, riposarsi, non fare altro. Perché? Non è perché a Dubai hanno farmaci migliori come molti dicono, ma è perché in questi paesi l'atleta non deve pensare a niente, si rilassa e i livelli di stress sono bassissimi. Ora, in questo contesto, capite quanto questo può migliorare la vostra capacità di recupero. Capite quanto io, per esempio, lo vedo quando lavoro con agonisti che fanno altro, che hanno da pensare a tante cose, che sono impegnati su tanti fronti, sono stressati. Ragazzi, è un casino, è veramente difficile riuscire a farli entrare in condizione, è veramente difficile ottenere dei buoni progressi, a meno che non abbiano un corredo genetico favoloso. E d'altro canto, quando lavoro con atleti e agonisti che veramente possono permettersi il lusso di fare bodybuilder, di fare gli atleti, ragazzi, esplodono semplicemente aggiustando due o tre cose, dandogli quelle piccole chicche, dando quelle piccole attenzioni che normalmente vengono trascurate perché ormai ragionano tutti sulla chimica, e esplodono veramente. Perché? Perché si capisce che sono atleti che possono recuperare con molta efficacia. Quindi in allenamento posso spingere in un certo modo, posso arrivare in un certo punto, ok? Posso superare un certo limite. Perché? Perché conto sul fatto che mi recuperano in maniera efficiente. Quindi livelli di stress bassi, e questo dipende da voi. Dovete essere in grado di abbassare i vostri livelli di stress. Dovete essere in grado di vivere con il sorriso, dovete farvi forza, dovete avere un'attitudine nel vivere sereni, felici, perché è veramente questa la chiave. Possono succedere tante cose, la vita è fatta di imprevisti, la vita è fatta di merda che ci viene gettata addosso giorno dopo giorno, però non è tanto quello che vi impatta negativamente, ma è la vostra reazione a tutte queste cose, perché a un certo punto ci dovete stare.
Perché, ok, è successa una sciagura, è successa una cosa negativa, perfetto. Non posso farci realmente niente. Se mi dispero, che cosa faccio? Peggioro la situazione. Quindi cerco di trovare semplicemente una soluzione a questo problema col sorriso, perché tanto non ho niente da risolvere. L'altro giorno noi siamo arrivati qua in Inghilterra. È stata molto simpatica la cosa. Quando abbiamo annunciato che ci saremmo trasferiti e tutto il resto, caso strano, ci hanno hackerato il sito. Allora, ho fatto intervenire Max, che è il ragazzo che ci cura tutto quanto il sito. Per fortuna, nel giro di 1, 2, 3 giorni è stato là, manutenzione, eccetera. Io non avevo neanche internet ancora, quindi stavo cercando, mi connettevo a tutti gli Starbucks mentre andavo in giro a fare tutte le cose. Dovevo andare là a controllare, vedere a che punto stavano, controllare che le cose funzionassero. Insomma, tutto un macello. E lui alla fine mi ha detto: comunque, Ludo, non ho mai visto una persona così calma quando col proprio sito hackerato. Io ho detto: che ci potevo fare? Cioè, io ho lasciato fare a te, io non ci capisco di queste cose, non so fare, ho lasciato fare a te, ci hai pensato a te, mi hai detto che peraltro è stato un attacco preventivato, un attacco voluto da qualcuno, quindi abbiamo rotto il cazzo a qualcuno, tanto meglio, si vede che stiamo facendo bene le nostre cose, non posso farci niente, è inutile che mi dispero, sbrocco, sto a chiamarti ogni 2 per 3, ti dico, te lo segnalo, tu fai il tuo lavoro, io sto tranquillo e aspetto, ok, con un sorriso, perché mi godo la vita, mi godo il resto, ok? E queste credo che siano cose che io ho dovuto imparare con tanta, tanta pratica per entrare in quest'ottica, però sono cose veramente, veramente importanti. Quindi niente ragazzi, questo non vuole essere un video sul lifestyle o su come condurre la propria vita, vi riporto semplicemente quelli che sono i miei pensieri in merito. Ragazzi, qualsiasi domanda scrivetela qua sotto nei commenti, sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.